Da bambino mi affacciavo al balcone di casa dei miei nonni. A tavola eravamo sempre in tanti. Per mia nonna era una gioia cucinare e spesso lo faceva più volte al giorno. Ho sempre giocato lungo le sponde e dentro il lago. Il gioco preferito era la pesca alle aguglie. Per pescarle con i miei compagni di gioco, ci impossessavamo impropriamente delle barche ormeggiate dei pescatori. I nostri remi erano le canne comuni, che puntualmente, una volta giunti in mezzo al lago, si rompevano, costringendoci a rimanere isolati, fino all'arrivo di qualche genitore che veniva a recuperare la nostra barca alla deriva. Mi piaceva trascorrere il tempo insieme a mio padre. Mi piaceva quando dovevamo dare il nome alle barche. Mi piaceva pescare di notte con la sola luce della luna e delle stelle. Mi piaceva fare il bagno nel lago. Anche durante il servizio militare mi è toccato stare dentro una nave, ma tutto ciò che vedevo fuori non era la mia terra. La mia passione per la natura, le camminate, sono sempre state accompagnate da buoni amici, cibo e musica. Ho sempre sognato un posto dove finalmente sentirmi a casa, una casa sul lago che potessi ospitare più persone possibili, un luogo che restituisse memoria e dignità alla mia terra. Ho realizzato tanti sogni, tante visioni che da piccolo fantasticavo nella mia mente. La costruzione del Lake Café è uno dei miei traguardi più importanti. Sia lodato Nettuno, la dea anguilla, i capitoni, i fenicotteri e tutte le specie marine che abitano la laguna salmastra di Lesina. Sia lodata la vita. Primiano d'Addetta.
un pescatore. Bravo. Ha detto un pescatore vecchio a ieri del mondo 6 anni. Padre ti va fedendo. Tu sotto a padre ti sei sciuto più fedendo.